Campo 3 stelle di Desenzano, il Chievo affronta il Rijeka, squadra croata che è in testa o comunque occupa le prime posizioni nella classifica del campionato di Serie A croato. Avete visto Sorrentino in porta, questa è la difesa con Jepes in coppia centrale con Mandelli, Frey sulla destra, sulla sinistra Mantovani, a centrocampo c'è Italiano in regia, c'è Marcolini sul centro-sinistra e c'è Pinzi sulle centro-destra al posto di Bentivoglio. Ma è novità maggiori, mentre vediamo un buon gruppo di tifosi croati che hanno sostenuto la loro squadra mentre non c'era traccia o comunque non si sono sentiti i tifosi nel North Side. Stavo dicendo dell'attacco, mentre qui vediamo ad esempio uno schema 4-1-4-1, ma solo per un attimo. In genere il 4-3-3 è stato ribadito e ripetuto da Beppe Iachini, mentre il Rijeka si fa pericoloso nelle prime battute, una chiusura buona di Mandelli e poi Jepes. Dicevo, le novità principali in attacco con l'Angella sulla sinistra, mentre qui ottimo il tuffo di Sorrentino, e con Esposito sulla destra con Pellissier al centro. Una buona partenza della squadra croata, poi è uscito il Chievo che si è imposto per 2-1 e che ha vinto con merito. Avete visto forse un po' in sovrappeso Esposito, ex attaccante della Roma ma soprattutto del Cagliari, dove ha fatto grandi cose con l'Angella. Ecco qui intanto Pinzi sulla sinistra che se ne va via, siamo sullo 0-0, Pinzi potrebbe mettere in mezzo e poi c'è la chiusura della difesa della Rijeka con Pinzi che ha giocato una buona gara e forse tra i nuovi è quello che ha una condizione accettabile, gli altri sono tutti molto, molto indietro, dobbiamo essere molto molto sinceri. Allora andiamo con le immagini a questo calcio di punizione che si procura proprio Esposito, qui c'è il fallo netto e da questa punizione arriverà il gol del Chievo. Allora andiamo a vedere la battuta, Vincenzo Italiano sul pallone, c'è anche Michele Marcolini, va Marcolini in crocio dei pali, buona la battuta, ma non è finita perché il pallone sui piedi di Esposito, Pellissier gol, il gol di Sergio Pellissier, il cross proprio di Mauro Esposito che si trovava lì sulla destra e possiamo rivedere però l'ottima stoccata il sinistro di Michele Marcolini, la difesa che non riesce a liberare, il cross in mezzo basso e lì è pronto come un falco il capitano Pellissier, 1-0 dopo 20 minuti di gioco. Una buona partenza, dicevamo, della squadra croata allenata da Ivancic e invece è uscito il Chievo. Chievo che va vicinissimo al gol con Esposito che prova a servire Pellissier, c'è l'intervento della difesa, ancora Sergio che ha giocato una buona gara, viene messo giù intorno ai 20 metri e c'è calcio di punizione. Italiano furbissimo, mentre insomma qui siamo un po' in discesa con il campo, ma si è stato un problema con il cavalletto, Italiano furbissimo da L'Angella che va a segnare il 2-0 dopo 10 minuti dal gol del capitano, arriva il raddoppio. Qui siamo infatti al trentesimo del primo tempo. Rivediamo ancora, ottima l'idea di Italiano. E poi il Chievo che potrebbe andare sul 3-0, il lancio lungo, Pellissier va con il sinistro, in genere lui da lì non sbaglia, ma è bravo il portiere croato ad opporsi a Sergio e poi ancora di testa, questa volta è più piccolino, Esposito va a raccogliere questa punizione cross, mentre Italiano è costretto nel secondo tempo a lasciare il terreno di gioco, un problema alla caviglia, sembra non grave, poi vedete che fa segno ok, pollice alto meglio al pubblico che gli chiedeva le sue condizioni da verificare. Sorrentino si oppone, qui siamo nella ripresa con appunto il Rijeka che cerca di portarsi in avanti e qui il gol, vediamo solo la parte finale, il gol negli ultimi minuti, siamo al 43esimo con l'infortunio a Frey, attenzione a Frey che anzi si fa male proprio in questa occasione, si lascia sfuggire l'attaccante che si chiama Tandjevic e c'è il gol della formazione croata. Entra Morero, Frey esce ma sembra solo un leggero affaticamento muscolare, eccolo qui Frey che cammina senza troppi problemi, quindi niente di grave a quanto pare. Il Chievo vince 2-1 con merito, ma attendiamo naturalmente la trasferta di Lecce. A termine di questo test qual è il tuo commento? Abbastanza bene, dai. Chiaro, sappiamo che dobbiamo far inserire alcuni ragazzi che sono arrivati, quindi stiamo lavorando in questo senso, mi interessava vedere alzare il minutaggio sia stamattina che oggi pomeriggio e dare continuità alle partite, poi nello stesso tempo verificare alcune situazioni tattiche, però c'è da lavorare, però i ragazzi hanno risposto abbastanza bene. Ti aspettavi onestamente qualcosa di meglio sul piano della condizione anche atletica degli ultimi arrivati o quello
non possiamo, non abbiamo la palla di vetro, sicuramente, Vabbè, cioè, ma non infatti arriva uno e possiamo. dice, vediamo un po', Vabbè, invece è poi. normale che loro magari nelle proprie squadre non stessero giocando, ecco, avessero fatto parte magari di un gruppo sapendo di poi dover andare via, quindi è normale che poi la condizione non può essere ottimale, è ovvio questo, quindi dovremmo lavorarci e cercare di farli inserire. Cioè praticamente se fosse stata una partita di campionato avrebbe giocato metà di questa squadra, immagino. No, metà no, No, però si quasi. doveva stare attenti a verificare alcune situazioni perché poi in campo la domenica ci sono tre cambi e quindi se li fai per ordine fisico poi non li puoi fare nell'ordine tattico e quindi non puoi cambiare le partite come vorresti. Quindi bisogna fare attenzione soprattutto per quanto riguarda le prime partite di campionato. Qualche cambio obbligato? Hai già avuto qualche notizia dai medici? Nessun problema? No, ma No. botte, contusioni, non penso sia niente di particolare per nessuno dei due che è uscito, insomma, ecco. E tra gli ultimi che sono arrivati, da chi hai visto qualcosa di più positivo, diciamo, rispetto agli No, altri? tra tutti la partecipazione giusta, a voler fare le cose che si preparano durante la settimana e a seguire un attimino il lavoro, quindi voglio dire, poi il resto verrà con sé, con la condizione migliore e con la conoscenza dei meccanismi e dei compagni. Infatti vedevo anche Jespez, era un po' spaesato perché chiaramente, sai, i meccanismi difensivi non è che li acquisti in 2 giorni, no? Brava, hai detto bene, quindi ci vuole lavoro, ci vuole pazienza, lavoro, condizione, esercitazioni su esercitazioni, quindi lavoreremo in questo senso per far sì che possano lui e gli altri inserirsi al meglio.